Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andralink e benvenuti in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Puni Puni. A quanto pare non è un evento portali bizzarri o evento live, quindi faccio il video. Prima che però me lo chiediate, come hai fatto tutti quei punti, visto che me lo chiedete spesso? E ogni volta io rispondo, ragazzi, si farmava all'evento appena trascorso. Stessa cosa oggi. Si farmava all'evento che è appena trascorso. Comunque ragazzi, evento Ultraman è un evento che abbiamo visto addirittura un anno fa e dovrebbe essere la stessa cosa, ovvero devi cercare di prendere tutti quanti gli Ultraman per poi andare a sconfiggere il boss finale unendo tutti quanti gli Ultraman che hai preso per diminuire la forza del boss, aumentare la tua, diminuire il danno da recoil. Insomma, è una cosa già vista ma molto carina. Quindi, io direi di fare un attimino il primo livello, vedere quello che ci aspetta. Ultraman Zero. Che poi non è Ultraman, perché devi dirlo in giapponese. Ultraman Zero! Ah, ovviamente io ho il team che usavo per farmare nello scorso evento, certo. Non serve per forza avere un team forte, Per carità, io non ho infatti un team chissà quanto forte, però per farmare era veloce e andava benissimo, quindi ho ottenuto questo. Ovviamente usavo due Energy Max per finire prima la lotta. Un'altra cosa che mi avete chiesto, ma come fai ad avere tanti spiriti? Ragazzi, si comprano con le monete di gioco. Vai qui e selezioni. Facile. Pedanium Zenton. Non ho Zenton. Zetton. Ah, Zetton. Zetton, è ovvio, Andralink, su. Ah, non ho slottato nulla. Vabbè, primo si fa facile, su. Si può anche comprare per fare più male al boss, poi. Si compra dopo che hai fatto 40 volte il livello. Ve lo faccio vedere. Non 40 volte il livello, è chiaro. Allora, no, questo qui mi sa, ragazzi, che si fa... Ok, è la fionda classica. Vabbè, ma ho sbagliato. Comunque sia, con lui ho l'energy max al massimo, quindi faccio 250 come se nulla fosse. Questo qui non è come l'evento, l'ultimo evento fionda, che era bellissimo, ma è l'evento fionda classico, devi premere col dito e tirare e mirare tu. È molto più difficile che no, tira giù e seleziona dove lanciare, molto più difficile questo. Pedanium Zetton. Pedanium, perché Pedanium? Io ragazzi Ultraman non lo seguo neanche per sbaglio, Perciò non saprei dirvi. Sono un po' fan di Sentai, ma... Boh, Pedanium, mai sentito. Ecco, si compra poi Zetton. Perché serve appunto contro il boss più forte della fionda, che non so chi è. Tra l'altro, se avete molti amici, aiutateli perché poi vi sbloccano le ricompense delle amicizie. Tipo, aumenta la potenza di tiro, aumenta i punti che ricevi, aumenta il danno che fai... Il danno e la velocità di tiro non è che siano proprio importanti, ma... Che poi questo evento mi sa che è difficile, raga. Perché passiamo da 50 punti danno a 200. Cosa? In genere si va 50, 80, 150, 200. Insomma, c'è un'escalation particolare. Invece qui direttamente da 50 a 200. Secondo me questa volta è davvero tosto l'evento, non ce lo vogliono dare molto facilmente. Queste sono le ricompense, vediamo un po', il marcino si trova a livello 8. Ah, a livello 8, ecco, questo qui ha skill level, ok, quindi aumenta il livello, la skill. Le missioni ovviamente le trovate tutte quante nel link in descrizione con gli stage segreti, come completare le stelline e come completare le missioni, ok? Quindi, a buon intenditore. Oggi ragazzi il video è un pochino più corposo, parlo un po' di più ma a ragion veduta. Iniziamo con le slottate. Ah, non so neanche chi mi capita, andiamo sul sito a vedere. Bene, ce li ho sotto mano, vediamo un po'. Il primo Ultraman che ci danno poi con l'evento riduce e aumenta i danni che fai nella mappa evento. Quindi direi di metterlo in squadra se volete sconfiggere i livelli più velocemente. Mi sa che è un po' difficile che trovi roba. Ah, questo qui mi sa che è dell'evento, sì. E dell'evento, cosa fa? Nessun effetto speciale. Dai ragazzi, let's go! Let's go! Vediamo un po', rango Z o ZZ? Rango Z, Ultraman! Grande! Ultraman... Taiga! No, Ultraman Tiga! Eh sì! No, questo è il rango S, aspetta. Ultraman Tiga.
Danno contro il boss più forte della fionda. Bene. Oh, no! Anche lui, il nemico. Zetton. Questo è Zetton che fa? Danno contro il boss, contro il mini boss della fionda. Da paura, da paura. Oh, ragazzi, slottata perfetta questa. Perfetta davvero. Vai. Bella, ragazzi. Oh, con due slottate già ho trovato robetta buona, eh. Ne faccio almeno altre 3 o 4 perché posso davvero fare una cosa bellissima in questo evento. Posso farmare un pochino di più. Un altro di quello che... Oh, bene, Zetton! Grande! Ah, quindi Ultraman Pedanium Zetton è tipo un insetto? Ho capito. Vabbè, l'alieno là sopra l'ho già trovato un paio di volte, se non sbaglio, quindi non ci faccio nulla. Anche perché per questo evento non serve. No, vabbè, chi altro c'è? Ultra Seven! Ultraman Belial. Oh! Ultraman Zero B Biondo? Cosa? Ah, Beyond. Ah, certo, Ultraman Zero Beyond che fa danno al boss più forte della fionda. Mi manca solo da prendere poi con le ricompense di 40 livelli anche Pedanium Zetton e cioè sfascio il boss proprio. Che bello, per fortuna che ho farmato, ragazzi. Per fortuna che ho farmato. Ah, mi era comparso qualcun altro. Non ho visto chi era. Vabbè, dopo li recupero tanto. Tra l'altro c'è anche il Tripla Z che si prende nella fase impossibile che devi aprire con tutti quanti gli Ultraman. Un altro che fa da... Ah, quello lo porto a livello 3 a sto punto, l'Energimax. Attenzione perché... Ah no, Ultraman Belial, no. Ok. Wow. Ah, a posto, trovato, livello 3, trovato. Ancora quello, dai, basta, Zetton, ora ti ho trovato pure troppo. O Ultra Seven. O Pigmon. Uno dei due. Ok, niente qui. Ah no, Pigmon nello scenario occulto, quindi in uno stage segreto. Va bene. Allora dopo si può reclutare facilmente. Meglio. Ok, questo qui non è dell'evento, ma vabbè. A questo punto io ne farei un'altra, perché tanto il boss riesco a sfasciarlo. Tutte e due. Magari quello più difficile quando raggiungerà tipo il livello 5 o 6 sarà difficile, ma... Ui! Ciao! Ok. Che fa questo? Nessuno... Ok, niente di che. Bah, peccato. Un po' uno spreco. Però, tra l'altro, un altro Zetton. Boh, Zetton mi ama, a quanto pare. Va bene, ci sta. Ultra 7 è un rango Z, quindi dovrebbe fare l'animazione per comparire. Peccato, peccato. Ancora Zetton. Wow, vabbè, oh, senti, mi vuoi bene, ok. Forse... Ah, perché ha un drop rate più alto. Ma anche... Chi è che dovrebbe avercelo? Anche... Boh, Trigger? Vabbè, Zetton, livello 4. Ragazzi, non serve neanche che uso i segreti dell'anima. Da solo li sta facendo Zetton i livelli. Zetton, basta. Non ti voglio più, Zetton. Non ti metto neanche in squadra. Ma yokai che non sapevo neanche esistessero? Questo non ho idea di chi diavolo sia. Non lo so. Vabbè, Re Maho, quindi sarà Satana, una cosa del genere. Facciamone un'altra, tanto per a sto punto. Perché una vorrei tenermela e farla a fine evento. L'ultima multisalmone. Vediamo un po'. Ancora Zetton perché mi ama. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, che devo dirvi? Sono molto soddisfatto. Moltissimo. Abbiamo Ultra Mentiga, Zetton. Poi chi altro abbiamo? Quell'altro che si trova nella mappa evento. E va bene, va benissimo. Anche Ultraman Zero Beyond che fa danno a Ultraman Belial. Cavolo, meglio di questo.
Che voglio? Ragazzi, che volete che vi dica? È andata benissimo, non ho altro da dire. Ragazzi, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Ovviamente in descrizione link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!